permesso, scusa. Scusa. Permesso. C'è sbagliato! Di qua. Quando ci siete mi dite qualcosa. Va bene, allora. Fatti coraggio, Posso chiederle perché sta urlando? Certo, perché non mi fa vedere. Come non mi faccio vedere? Ma venga giù in mezzo a noi. Perché manda le camionette di carabinieri come se fosse un politico di Roma. Venga giù a parlare. Ma ci arriverà Venga giù. Va bene, allora vadamo giù a aspettarmi. Io la ridico, se venite su in 10 persone, volentierissimo. Ma lei passa con tutti. Allora, per favore, intanto un fatto di dignità personale, i bambini lasciamoli fuori da questo. I bambini non fanno manifestazioni politiche, è una roba per noi adulti. Non è politica. No, è politica in senso nobile del termine. Parlare della nostra città è politica, ok? Allora, voi selezionate una delegazione e io non ho nessun problema, ma il mio interesse, glielo spiego. No. Attenzione. Parlare in pubblico. Aspetta, Luigi. No. Allora, voglio essere chiaro. Nessun problema a incontrare. Se vuoi venire su a 10 alla notte, non voglio fare i coglioni, vero? E mi ascolti. Non ti preoccupare. No, ma che giusto. Non so,
questo. Faccia finire. Allora, se si rispettano il sindaco, è diversa la cosa. Non sono 10 persone che bisogna del sindaco, sono 100, non so, 1000, 10. Sì, me l'immagino, una persona che ha le palle me l'immagino. No. Signore in delegazione 10-15-20 persone. Una volta. È importante che lo sentiamo tutti, lei ha detto, io questo signore l'ho incontrato più di una volta. Ho sentito solo aria. Ma benissimo, io non credevo di tutti. Allora, lei si occupa della sicurezza. Allora, avete più carabinieri. Io sto tirando la certo, al di sopra delle parti. L'altro giorno, in tutte le città d'Italia. Allora, sì, le cose sono due. O il sindaco ha paura di quelle persone, o altrimenti se rende tranquillo e ci sono più carabinieri stavolta che manifestano. Facciamo una cosa, ti acquesto a parte. Okay. Ma non mi sembra una gran regola. No, è una gran regola per... Dai, ascolti solo un secondo. Adesso vado a dire io. Ascolti solo un secondo. Il sindaco non ha problemi a parlare con nessuno. Sono venuto qui apposta, la dico così. Nessuno mi ha chiesto di esserci oggi. Voi avete comunicato alla questura che ci sarebbe stata la manifestazione. Io l'ho appreso dai giornali. Sono venuto qui e assieme a me è venuta l'intera mia giunta comunale. Basta. Ma è il momento giusto. Scusa Flex, basta. Allora, lavoriamo sono qui apposta perché ho detto, non ancorché foste venuti già 21 giorni fa e in quell'occasione non aveste chiesto di incontrarmi, io per scrupolo ho detto vengo anche questa volta perché mi farebbe piacere avere un'occasione di confronto. Okay? Confronto vuol dire mettersi attorno a un tavolo, seduti, e parlare tranquillamente, perché non funziona diversamente il confronto, o comunque io non conosco un altro modo per fare un confronto se non mettersi serenamente attorno a un tavolo. E non è un problema di forza pubblica, non fa assolutamente. È un problema di dialogo. Parlare, adesso stiamo parlando perché lei ha smesso di urlare e abbiamo trovato uno strumento di comunicazione. Viene su, porta con sé 10 persone, perché dico 10 perché sono le sedie che ho. No, perché ormai tavolo. Dico 10 perché sono le sedie che ho, ne avessi 12, ne direi 12, ho 10 sedie sulla mia, io posso stare anche in piedi, ne porti 11. Però il succo della vicenda è che ci mettiamo attorno al tavolo e si parla serenamente, se interessa. Se non interessa, gliela dico con sincerità, io non vengo giù perché riusciate a creare un'occasione di confusione e di disordine, perché io devo rispettare chi lavora con questi signori. Io devo rispettare anche l'immagine della nostra città. La nostra città non ha bisogno di gazzara, ha bisogno di confronto. Allora lei dice giustamente, lei dice giustamente, io ho incontrato decine di volte, bene, vuol fare 10 più 9, per favore. Non avevo detto che le tengo la barriera. No. Ha detto che finché tengo la barriera. Allora, non penso la barriera. Lei ha detto, che ha incontrato decine di volte, glielo, penso democratico, quindi la barriera è sua, glielo, ti ha ragione. Quindi lei ha detto, l'ho incontrato decine di volte, io dico, non sono bastate, ci vediamo anche adesso. Non ti interessa, ci vediamo in mille altre occasioni, io sono in consulta 12 Morelli 18, sono stato in consulta a Casumaro la settimana scorsa, vado al Verone tra 15 giorni, dobbiamo fare il giro di tutte le consulte per il bilancio, occasioni per parlare con me ne avrete sempre in quantità. Non pretendo di convincervi, ok? Io posso dirvi quello. Sto parlando con la bandierina, no, perché figlio. Sto parlando con un papà, magari non il suo, ma un papà. Perché io di cose parlo con gli adulti. Quindi volentierissimo, lei va giù, si confronta, si ragiona. Se volete venire su, io sono qua. Però ve lo dico, decidete, questa è la disponibilità. Possiamo avere un incontro? Possiamo avere un incontro? La bandierina. No, aspetta, c'è un bello bandierina. Aspettate, siamo a fare un incontro. Vale anche la sua, Bianca. Ma 12 Morelli 18. Ma sì, c'è stato una riunione. Ma ora ci vediamo.
Sì, è ora che si parla. Però le cose... 18 alle 21 sono in consulto 12 volte. Cioè, ma non perché siete venuti in consulto. Aria, nel frattempo abbiamo speso 600.000 euro per 12 Morelli. No, complimenti, per cosa? Per fare una scuola 12 Morelli. 600.000 euro? E quando saremo alla fine scenderemo 4 milioni di euro. Peccato. Perché? A dicembre 2013 sarete nella scuola nuova. Ma se ce l'avevo anche bene. Ciao allora, allora 600.000 euro ad oggi per cosa? Per il consolidamento del terreno. Cavolo, ma geniale, potevamo fare la Laguna Venezia, cosa facevamo? 12 Morelli dappertutto. Poi lei non è mica una valutazione, faccio io, sono una legge che vuole che sappia in geologia. Questo l'ha fatto il servizio geologico del nome. Allora il punto attuale. No, aspetti, no, cioè, la bandierina. Sì, però ha detto che non l'interessa, no. Allora, adesso faccia la cortesia, se ha le palle. Allora, visto che giù c'è la sua popolazione, no, quella no, che lei ha in cuore, mi hanno detto che quando però ha chiesto il voto si è presentato in piazza, mi hanno detto laggiù, è venuto in piazza a farsi vedere da tutta la popolazione. Non ha le palle per venire giù, immagina se ha le palle per gestire. Questa è una sua valutazione, posso evitare. No, no, ma va bene, fa parte. Io riporto quello che ha detto. No, 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 mi dispiace. Vediamo il consulto a martedì. Buona giornata. No, no. Rappresenta quelli sotto che la mia disponibilità. No, che non ha le palle di venire giù a dire, signori, i problemi. Allora, io le prometto. Sempre successo. No. No. Ci pensi bene, no. E poi ci faccio un altro di coscienza e poi dopo, no. E dopo lo vedo. E lei ha una fortuna grande che la vostra democrazia le garantisce. Si voterà, lei vedrà se quello che abbiamo promesso delle Simonelli è fatto, metterà la sua croce sul mio nome. Se non è stato fatto, metterà la sua croce sul nome di qualcuno che secondo lei può fare di più per delle Simonelli. E io sarò d'accordo qualunque sia il risultato. Non c'è. Allora, l'altra volta. Quello che risponde al signore che dimostra il perché sono venuto su. L'altra volta. Parlare alla gente come hanno la faccia quando c'è, vengono in pubblico quando ci sono dei problemi. Questo signore non ha le palle, ognuno ha il livello di educazione. Lei ha già fatto un appuntamento che è il suo educatore, chi è che la segue come servizio? Lei ha già incontrato l'assessore Mandarioli? No, ma può scendere, è democrazia, facciamo un accordo così. Lei un appuntamento, mi dici qualcosa, io per lunedì mattina. Anche per mia moglie, impara a parlare. Impari a parlare. Siamo nella casa dei studenti e passiamo la voce. Stavolta. Lunedì mattina, dopo le 11 passa qua. Se riesco la ricevo subito, altrimenti le do l'appuntamento. Va bene. E devi imparare. Si accomodi, prego. Così intanto non le do le spalle, che sennò sono maleducato. Sì, se è conclusa così, stavolta almeno non potrà dire che la gente non è venuta giù, non è venuta alla decorazione a parlare con lei. No, non è venuta la delegazione, neanche questa volta a parlare con me, perché io lei non la considero una delegazione, no? È venuta. No, infatti sono. È venuto, mi è mancato un paio di volte di rispetto e poi no, è solo via. No, io rispetto le persone che rispetto. È legittimo, certo. È legittimo. Io però constato che nei miei confronti non è stato rispettoso. Questo è un fatto, no? Nei confronti di chi? Niente. Sono un essere umano?
non come essere umano. Risultato, niente. Beh, cosa rappresenta? Poi si ascolta questo dice. No, lui rappresenta se stesso e in quanto se stesso è. Perché non posso? Certo, è un cittadino, e come cittadino può dire quello che vuole, a patto che stia nel confine dell'educazione. Certo. Poi è uscito dal confine dell'educazione, no. Ma va capito, perché lo ha fatto sulla spinta emotiva di un altro. Sulla spinta emotiva di una manifestazione. Quindi ci sta. Nessun rancore, anche no, quello assolutamente. No, la pandemia, ma chiaramente deve essere ancora la pandemia. No, cioè, quello io ne ho, perché uno che mi racconta delle balle mi dice delle cose. Va bene. E poi mangio. Ho... No, va bene. Ci ho provato per la seconda. C'è la mano. C'è la mano corta, va bene.